Ben ritrovati a tutti coloro che ci seguono da casa, ben ritrovati con i nostri appuntamenti di Fuori dal Coro, dedicati anche alla campagna elettorale, agli incontri che si susseguiranno in vista del voto del 10 di giugno, voto amministrativo che ricordo porta alle urne anche i cittadini di Barletta, è una delle due città capoluogo di regione chiamate al voto. A Barletta sono sei i candidati sindaco e tra questi la diretta espressione della Lega, nel caso specifico Flavio Basile, che è oggi ospite della nostra chiacchierata, che ringrazio per essere qui, ma anche accompagnato in questo approfondimento da due candidati al Consiglio Comunale, la dottoressa Agata Oliva e Francesco Doronzo. Poi insomma scopriremo questo, mi verrebbe da dire, bilanciamento, perché c'è la giusta rappresentanza femminile nella lista della Lega. Però parto dal candidato sindaco Flavio Basile, perché siamo di fatto soltanto ai primi accenni di campagna elettorale, ma si è entrati già nei temi, nei confronti con la città, negli incontri con gli elettori, con i barlettani, perché poi alla fine bisogna portare proposte concrete. Le chiedo innanzitutto come sta andando questo avvio di campagna elettorale. Ma guardi, sta andando ottimamente. Francamente le dirò, ed è inaspettato, meglio di quello che io prevedevo e che prevedevamo noi tutti della Lega. La gente manifesta in giro tanto entusiasmo, e devo dire l'entusiasmo principalmente, lo dico, fa parte della progettualità del nostro leader Matteo Salvini, che è espressione di quel principio di coerenza che oggi ricercano i cittadini, stanchi della politica obsoleta ormai da baraccone, della politica populista. E quindi Salvini rappresenta l'incarnazione vera di quelle che sono oggi le necessità reali, il fabbisogno degli italiani, dei cittadini. Non per questo il suo slogan è prima gli italiani, tradotto sui territori, io lo dico sempre, il mio slogan è prima i cittadini barlettani, e quindi prima i barlettani. Ed è quello che ho cercato poi di far tradurre anche i miei candidati, che hanno abbracciato il progetto della Lega e del sottoscritto, proprio perché è confacente a quello che è il programma nazionale. Nel mio programma, guardi, principalmente ci sono richiamati dei punti fondamentali che hanno a che fare con quello che è il programma nazionale di Matteo Salvini, che deve essere tradotto poi sui territori. E quindi parliamo del sociale, quindi ritorno a specificare e a chiarire l'aspetto del concetto di prima i cittadini, quindi entrando poi nel vivo di quelle che sono le esigenze dei cittadini. Reale fabbisogno dei cittadini, dare risposte ai cittadini attraverso un piano sociale, soprattutto per i cittadini più bisognosi, quindi quelli meno abbienti, che si va a ricollegare a quello che è il programma di Matteo Salvini a livello nazionale. E poi la sicurezza. Non possiamo tralasciare il fattore sicurezza, che oggi viene tralasciato, scusate la ripetizione, da molti altri candidati sindaci della città di Barletta. Io non ho sentito nessuno di questi parlare di sicurezza, ma forse perché è un tema che sta a cuore probabilmente al mio leader e che io ho fatto mio da sempre. Barletta non è una città sicura, è questo che oggi dobbiamo prendere e fare nostro, cioè questa è una problematica seria, cioè la gente oggi chiede di poter uscire di casa e stare serena. Non si può pensare di uscire di casa e avere qualcuno che ti punta un'arma e magari ti depaupera di quella che è, di quello che è il tuo bene, di quello che è il valore che tu hai prodotto nel corso magari della giornata lavorativa, e quindi magari esci di casa a fare la spesa e ti trovi qualcuno che ti punta, ripeto, un'arma e con la forza ti va a frodare, a derubare di quello che è il valore che tu hai prodotto. Questo è uno degli aspetti. E poi parliamo anche della sicurezza delle donne.
Una donna deve essere libera di poter girare per strada a qualsiasi ora. E perché Barletta non è una città sicura? Perché Barletta è una città priva di impianti di videosorveglianza? Barletta è una città buia, priva di illuminazione. Barletta è una città priva di controlli delle forze dell'ordine, poverine le forze dell'ordine, devono essere incentivate. Cioè chi dice le forze dell'ordine sono assenti, ma nessuno probabilmente sa che una città quasi di 100.000 abitanti può contare semplicemente su due pattuglie. La notte girano due pattuglie, una di carabinieri e una di polizia. Non è possibile una cosa del genere. Così anche come di giorno la polizia locale vanta una, due, tre pattuglie massimo durante il fine settimana. Una città che si espande a macchia d'olio ormai, non a macchia di leopardo, poi una città grande. Pensiamo solo alla 167, è una cittadella a sé stante. Non c'è un presidio mobile della polizia locale. La gente, i residenti della zona lamentano il mancato passaggio di una pattuglia, anche mobile, della polizia municipale. Bisogna incentivare la polizia municipale, bisogna aumentare le risorse umane che devono presidiare all'interno del comando di polizia municipale il territorio. Uno dei punti fondamentali del mio programma sarà la sicurezza, che abbraccia proprio l'aumento delle risorse umane della polizia locale. Si può fare. Ci torno più avanti su altre tematiche, ovviamente su altri punti programmatici, non prima però di aver anche coinvolto in questa chiacchierata Agata Oliva e Francesco D'Oronzo con quella che, per quanto possa sembrare un quesito banale, credo sia la domanda che poi rincorra i candidati soprattutto in apertura di campagna elettorale, perché credo, e mi rivolgo ad Agata Oliva, in tanti avranno chiesto perché ti candidi, perché lo fai per la Lega. E allora l'occasione è quella di riproporre lo stesso argomento: perché la scelta di candidarsi, perché diventa impegnativo candidarsi per amministrare una città, perché per la Lega? Ho scelto di candidarmi innanzitutto perché è arrivato il momento in cui io devo dare un contributo alla mia città, necessariamente, perché, ripeto, da quando sono diventata mamma ho iniziato a guardare questa città con occhi diversi e mi sono resa conto che la città non è né a misura di donna, né a misura di bambino, né a misura di famiglia, per cui il mio impegno è necessario. Lo faccio per mio figlio, perché domani non mi debba chiedere di andare via, da mamma devo fare di tutto per trattenerlo a Barletta. Lo faccio soprattutto da avvocato, perché mi rendo conto di quali sono i disagi che ogni giorno vivono i cittadini. Lo faccio perché sento da una parte il grido di disperazione degli imprenditori e quello di aiuto dei lavoratori. A Barletta ormai c'è una realtà veramente carente di quelli che sono i servizi che possano convogliare le persone a un lavoro certo, stabile e sicuro. Mi sono candidata con la Lega perché conosco Flavio, conosco i suoi interventi, conosco la sua forza e so che prima di tutto Flavio è un lavoratore, per cui non ha l'esigenza di correre dietro a una poltrona. So che farà bene per la città ed è per questo che ho creduto da subito nel suo progetto, che poi era quello del leader Salvini. Questi sono i motivi che mi hanno portata a candidarmi alla Lega. Onestamente devo fare una precisazione, ho 43 anni e quindi faccio l'avvocato. Più volte mi hanno chiesto: Agata, candidati, lo devi fare da una parte, dall'altra, da ogni fazione, lo puoi fare per la tua visibilità, domani ti tornerà in termini di lavoro. Voglio dire a tutti quelli che si sono candidati oggi, che non hanno un'occupazione, che pensano di andare a sedere in posti di prestigio, che per arrivare a questa poltrona bisogna avere delle competenze che derivano soltanto dall'esperienza che hai sul campo, perché non hai nessuna visibilità se non sei visibile prima di tutto a te stessa. Ecco che io dico ai cittadini: votate le persone, quando andrete a votare il 10 giugno, votate le persone che hanno competenza ed esperienza, soltanto così la nostra città potrà risalire la china. La stessa riflessione la chiedo però da un altro punto di osservazione, perché
Francesco D'Oronzo è un po' anche l'anima giovanile della lista della Lega, a Francesco D'Oronzo, e cioè perché un giovane di 28 anni, l'età l'ho scoperta insomma prima di cominciare questa chiacchierata, un giovane di 28 anni decide di mettersi in gioco con un appuntamento elettorale, e perché lo fa con la Lega? Io lo faccio con la Lega perché credo che la Lega a livello nazionale sia un progetto serio e soprattutto coerente ed in linea con le necessità sia delle grandi imprese sia dei piccoli e medi esercenti. La Lega è un progetto che piace a grandi e piccini, tocca temi importanti quali appunto la sicurezza, che il candidato sindaco Basile intende portare qua nella realtà barlettana, tocca dei temi che possono comunque ritornare utili alle giovani persone, alle giovani realtà, e soprattutto perché Barletta ha bisogno di ritrovarsi in un centrodestra che adesso è solamente in mano alla Lega. Noi sappiamo che molte altre fazioni abbiano scelto di coalizzarsi con quelli che sono la personificazione della sinistra barlettana. Invece noi no, non abbiamo avuto necessità di svendersi, abbiamo preferito mantenere un'identità politica, e siamo noi che mettiamo la faccia perché siamo persone che crediamo in Flavio Basile e sappiamo che dopo 10 anni d'opposizione è giusto che Flavio passi a un palcoscenico più importante, perché sappiamo Flavio Basile che cos'è, che persona è e soprattutto cosa ha fatto per Barletta. Flavio Basile ha messo la faccia un sacco di volte per la 167, è stato presidente della commissione dei lavori urbanistici, è una persona che merita e soprattutto è una persona che ha a cuore Barletta. Io dico sempre che Flavio è un ragazzo giovane, 40 anni, che si butterebbe dagli scogli per Barletta e meriterebbe appunto di amministrarla e soprattutto di dare opportunità a ragazzi, perché lo fa già in cuor suo d'amico. Flavio è questo, è un ragazzo duro, è un ragazzo che merita, e la Lega ha scelto lui perché sa che prima di Flavio ci siamo noi, che siamo suoi tifosi, suoi supporters, e faremo in modo che questo si avveri. Ci teniamo tutti, i temi della sicurezza e comunque creare opportunità per tutti, per grandi e piccini, e io da ragazzo ventottenne che sono, credo di avere l'età giusta per essere un unificatore tra i più grandi e i più piccoli, appunto. Torno al candidato sindaco perché uno spunto di riflessione arriva dall'ultimo intervento di Francesco D'Oronzo, poi insomma un'altra riflessione la farò necessariamente anche sui temi ambientali, che credo entrino prepotentemente in questa campagna elettorale, però uno dei temi di riflessione che poi è stato anche motivo di dibattito proprio a livello politico è questa frammentazione del centrodestra barlettano. È un tema che vi sta ancora accompagnando in questi primi giorni di incontri, cioè questo essere rimasti dal vostro punto di osservazione unici rappresentanti del centrodestra, ormai quella questione, quell'argomento si è andato pian piano spegnendo? Ma no, guardi, mi collego semplicemente a una sua affermazione. Non è un nostro punto di osservazione. Mi consenta, è un dato oggettivo. Oggi il centrodestra è la Lega Barletta. Non si può definire contenitore di centrodestra tutto ciò che è aggregazione civica che non è in grado di esprimere una lista con il proprio simbolo partitico di appartenenza, e che, peggio ancora, si va a alleare con la peggior specie della sinistra barlettana. Nel senso che quella sinistra con i quali i miei ex alleati si sono andati ad alleare sotto forma di aggregazione civica per la rincorsa alle poltrone e lampante, quindi sono i cittadini stessi che ormai hanno ben intuito la motivazione che abbia indotto tutti a mettersi assieme a mo' di ammucchiata, perché il fine giustifica i mezzi. Dalla serie tradotto, mettiamoci tutti assieme, magari è più facile vincere, ma non è così, perché i cittadini non hanno l'anello al naso. Però le dicevo, questo percorso di aggregazione civica con la sinistra estrema viene proprio dal fatto che fuori i miei ex alleati sono stati coloro i quali hanno attaccato, hanno sempre boicottato, hanno fatto opposizione a quelle stesse persone con le quali oggi si alleano.
Tradotto, se qualcuno, e mi riferisco soprattutto a chi oggi non ha avuto il coraggio di fare liste del centrodestra storico, pur essendo usciti vincenti dalle politiche del 4 marzo, ci siamo già incontrati su questo tema io e lei, deve assumersi le responsabilità. E mi riferisco principalmente al collega Damiani e al collega Cefola, che non hanno avuto il coraggio di fare liste partitiche di appartenenza storica delle loro persone con i loro seguaci, per aggregarsi ad un progetto fallimentare di sinistra con quelle stesse persone, quegli stessi assessori che essi stessi hanno criticato fino a prima che il sindaco Cascella desse le proprie dimissioni. Quindi, allora, dalla serie, qualcuno ci fa o ci è, punto di domanda, ma non devo dirlo io, saranno i cittadini, tradotto il 10 giugno nelle urne, a dare una risposta secca a questo. Poi, ancora le rispondo a quella che è la sua domanda. Se noi sentiamo, avvertiamo ancora questa, come dire, questa scia di quella che è stata la debacle, di quello che è stato il fallimento dei miei ex alleati alleandosi con la sinistra più estrema, beh, le devo dire, a me non interessa, ma glielo dico con molta franchezza, non interessano neanche le provocazioni di chi ovviamente oggi non farà altro che punzecchiare. A me le provocazioni francamente mi scivolano. Io sono una persona pragmatica, centro subito l'obiettivo, per cui non mi sto a soffermare su misere e mere provocazioni. Io credo che i cittadini oggi abbiano bisogno di fatti. Il mio programma parla chiaro, il mio programma è pubblico, si concretizza in fatti. Da Presidente della Commissione Lavori Pubblici ho realizzato qualcosa, pur essendo all'opposizione, ma stigmatizzo anche l'atteggiamento dell'amministrazione Cascella uscente, che ha fatto ben poco, ma io sono riuscito dall'opposizione, da Presidente della Commissione Lavori Pubblici, a sensibilizzare le urbanizzazioni della 167, che atavicamente erano ferme lì, e nonostante i cittadini residenti della zona lamentassero le mancate urbanizzazioni, io sono riuscito col braccio di ferro a far realizzare quelle urbanizzazioni, ed è sotto gli occhi di tutti. E anche la questione di Via Einaudi, oggi qualcuno fa la passerella elettorale, come l'ho definita io, ma dove erano quando io in Commissione Lavori Pubblici ho invitato il numero 2 di RFI, l'ingegner De Carlo, che è venuto in commissione da Roma, invitato dal sottoscritto per discutere di quegli errori gravi che hanno commesso uffici tecnici e amministrazione tutta, nel non dare, nel non fornire all'impresa appaltatrice per i lavori propedeutici alla soppressione del passaggio a livello di via Milano, quindi la zona di via Einaudi, la mappa dei sottoservizi, cioè dire all'impresa: attenzione che lì c'è il tubo del gas, lì c'è la sottotraccia dell'Enel, lì c'è la sottotraccia della Telecom, la fibra ottica e così via. Non è stato fatto. Io fortunatamente, di concerto, ho invitato tutti in commissione e sono venuti tutti i rappresentanti dei sottoservizi e siamo riusciti a far sbloccare quel cantiere. E ce ne sono tante altre. Ricorderò anche quando abbiamo salvato, grazie alla mia preponderante richiesta, il Barletta Calcio, perché a soli 15 giorni dall'ultimatum, dallo scadere praticamente della possibile iscrizione al campionato di calcio, io ho chiesto un tavolo tecnico al sindaco e il sindaco, devo dire, l'ha accolto, perché qualcuno se ne infischiava, praticamente non interessava più a nessuno la problematica del Barletta Calcio. Io ho sensibilizzato attraverso una raccolta fondi per mettere insieme le somme necessarie per l'iscrizione del Barletta Calcio al campionato. Mi dà un flash, perché ovviamente meriterebbe un'altra trasmissione, e poi vorrei un'ultima riflessione anche dai candidati al Consiglio Comunale, un flash sulla materia ambientale, che credo, la tematica ambientale che, come dicevo prima, è entrata prepotentemente in questa campagna elettorale. Sì. La tematica ambientale è il mio primo punto del programma, l'ho detto anche durante un confronto che c'è stato ieri e nei giorni precedenti. La questione va affrontata a 360 gradi. Ricordo anche che con un mio emendamento è stato possibile da parte del Comune acquistare la centralina
permanente di misurazione del tasso di inquinamento ambientale nell'aria, cosa che Barletta non aveva, quindi non era dotata di questa centralina, che non era permanente, era praticamente mobile. E sostanzialmente siamo riusciti anche a vincere questa battaglia, sensibilizzando tutta l'amministrazione a questo acquisto importante. Bisogna sedersi a un tavolo, bisogna partire dalla questione del canale H, bisogna capire come poter realizzare i collettori, se questi 7 milioni e mezzo che qualcuno dice aver intercettato ci siano realmente, ma soprattutto se ci sia la volontà di non difendere più gli interessi di qualcuno e di posizionare finalmente questi collettori lì dove sono stati originariamente indicati, nei loro posizionamenti. Le imprese, secondo lei, devono stare nella cinta urbana o fuori? Assolutamente fuori. Lei sa bene che noi abbiamo approvato un DPP in Consiglio Comunale che mette finalmente chiarezza a quelle che sono i disordini oggi di questa città. Noi dobbiamo capire qual è la zona merceologica, qual è la zona residenziale, qual è la zona commerciale, industriale e così via. E quindi le rispondo, la risposta è chiara. Per quanto mi riguarda, la zona industriale non deve essere in città, deve essere al di là della città, quindi fuori dal recinto urbano. Una riflessione rapida con Agata Oliva e Francesco D'Oronzo. Che cosa non le piace di Barletta da donna e da mamma? Barletta è una città meravigliosa, assolutamente non si può dire niente, ha una buona collocazione geografica, ha il mare, è la città delle 100 chiese, ha il castello che non ha niente da invidiare al castello di Andria, l'uscita dell'autostrada, quindi anche logisticamente è ben collocata. Barletta ha tutto. Barletta va soltanto riqualificata. Barletta è stata ammazzata da 10 anni di mala amministrazione, è per questo che va riqualificata, vanno riqualificate le strade, il piano del traffico, i servizi per il sociale, vanno riqualificate le aree urbane e i giardinetti, ci vuole cooperazione tra l'amministrazione e gli assistenti sociali, insomma sono tutte queste le cose che a Barletta non vanno. Mi consenta, io ho un bambino di 2 anni, ormai lo sanno tutti perché le sue foto sono sovraesposte, mio figlio frequenta l'asilo nido a Barletta, quello comunale semplicemente, l'asilo nido a Barletta è ovviamente un'eccellenza, però è possibile che mio figlio sia ospite di questo asilo nido con altri 49 bambini in una città di 100.000 abitanti e le altre mamme che lavorano, dove li mandano questi bambini a scuola? Com'è possibile che in una città di quasi 100.000 abitanti ci sia solo un asilo nido comunale? È per questo che mi batto, perché la fortuna che ho avuto io voglio che la abbiano anche le altre mamme lavoratrici, perché soltanto una mamma che lavora sa che sacrifici deve fare per tenere un figlio a casa o darlo alla babysitter. Con gli occhi di un ragazzo, invece, cosa servirebbe a Barletta? Innanzitutto, io sono dell'idea che a Barletta servirebbe ringiovanire, soprattutto rivitalizzare la balneazione. Io sento spesso parlare da vari candidati alla carica di sindaco, di città, di centro storico, il turismo. Secondo me il turismo parte appunto dalla balneazione. Il turismo soprattutto per i ragazzi o per i forestieri e anche potersi permettere di fare un bagno in un'acqua decente, cosa che ultimamente è proprio improponibile. In più bisognerebbe comunque trovare un giusto compromesso per quanto riguarda i lidi e ciò che viene fatto la sera per i ragazzi, perché io penso ad altri miei coetanei anche più piccoli. Come posso pensare di divertirmi se all'1:30, alle 2 mi chiudi tutto? Mi devi far spostare, devo andare in zone limitrofe, sposto comunque l'economia barlettana in paese e città limitrofe. Non so io chi trovo in strada, non so cosa rischio e soprattutto dico perché queste attività che magari vediamo nelle altre città non possiamo importarle a Barletta, non possiamo avere una programmazione che permetta ai più piccoli, anche a gente magari più grande di me, di divertirsi. L'estate è bella, l'estate magari sono quei 2 o 3 mesi che permettono ai ragazzi di svagare, di recuperare l'energia e le forze che magari tra università o scuola hanno comunque consumato.
Barletta poi manca anche di una struttura sportiva agibile, lo stadio, 7 milioni di stadio, e poi basti pensare a una società come il Crotone, che con uno stadio da 3 milioni e mezzo partecipa al campionato maggiore, partecipa in Serie A. Noi invece non siamo in grado neanche di avere una società sportiva professionistica, e secondo me questo è inverosimile. Poi Orto Botanico, un'altra struttura che comunque è costata un po' chiusa. Abbiamo anche problemi con il piano urbanistico generale. Io sono residente nella zona di Via Milano. Da quando è stato chiuso il passaggio a livello, il traffico è diventato qualcosa di improponibile. Purtroppo si crea anche un ammasso di macchine, quindi di smog, che crea anche un problema proprio di ambiente, proprio come posso dirle. È un'area improponibile, e questo comincia anche a farsi pesare, a farsi notare. Noi cerchiamo appunto di svegliare i cittadini barlettani, soprattutto a capire che ci sono scelte da fare il 10 giugno, e la scelta è cambiare e sradicare chi ha permesso di non avere uno stadio, di non avere un turismo, di non avere una possibilità di valorizzare anche la storia di Barletta. Abbiamo una grande storia, un sito come quello di Canne della Battaglia, che è di fama mondiale. Invece no, qua ormai si punta solamente alla valorizzazione del centro storico e del turismo. Non è così. Barletta va rivista 12 mesi l'anno e soprattutto a 360 gradi. La ringrazio. Grazie a Flavio Basile, candidato sindaco per Barletta per la Lega. Grazie ad Agata Oliva e a Francesco Doronzo, che sono invece candidati al Consiglio Comunale, sempre per la Lega, al Comune di Barletta. Grazie a voi che ci avete seguiti da casa. Rinnovo sempre l'invito a seguirci negli approfondimenti di Fuori dal Coro e a restare con noi con la nostra programmazione. Veramente tutto, grazie e arrivederci.